Sanità d'ora in poi all'asilo solo bimbi vaccinati. In arrivo una nuova legge della Regione Toscana. Finanza indaga su funzionario del Tribunale di Livorno, sequestrata l'abitazione della donna. Fra le accuse peculato e truffa. Tegola sulla diportistica: i porti pagano la spazzatura, lo ha stabilito una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Auschwitz, otto studenti elbani sul treno della memoria, partiti oggi dall'Elba con un docente, sono liceali del Foresi Brignetti. Ben ritrovati cari telespettatori a questo nuovo appuntamento, il primo della settimana, con l'informazione e le notizie del nostro telegiornale. In prima pagina quest'oggi vi parliamo del progetto Guida Sicura, un progetto importantissimo, che da tempo viene messo in atto a favore dei ragazzi in età scolare. Presentata la premiazione della ultima edizione di questo progetto da tutti gli attori che lo mettono in campo ormai da tempo a favore delle scuole dell'isola delba e ovviamente anche il progetto dell'anno prossimo. Vediamo il servizio. Sensibilizzare gli studenti sull'importanza di una guida responsabile e rispettosa del codice della strada per prevenire gli incidenti. Per questo è nato il progetto Guida Sicura nelle scuole dell'isola d'Elba. Venerdì 20 gennaio, oltre 100 studenti hanno partecipato all'incontro promosso per presentare la nuova edizione del progetto e premiare i lavori scolastici dello scorso anno. La giornata di oggi, appunto, vuole essere un momento di eh, ricognizione di quelle che sono state. Le attività, le attività svolte negli anni passati, con, riconoscendo ad alcune scuole eh, il lavoro fatto e conseguentemente riconoscigli anche un premio che non tanto vale agli studenti ma va alla scuola. In questa occasione presenteremo il progetto di guida sicura per l'anno in corso, per il 2016-2017, che naturalmente vede una presenza e una partecipazione più incisiva da parte dell'azienda sanitaria locale. Quest'anno l'impegno ha una conduzione targata USL con in testa Daniela Becherini, dirigente dell'ASL Toscana Nord-Ovest, settore educazione alla salute, attività che fa capo al Piano regionale della Toscana 2014-2018, dedicato alla prevenzione in tre ambiti: scuola, comunità e lavoro. La presentazione alle scuole aderenti, oltre 30 classi, è avvenuta al Centro Culturale de Loger, messo a disposizione dalla Giunta Ferrari. È un'iniziativa da condividere in pieno perché purtroppo la strada fa molte vittime. E se non impariamo la sicurezza e il rispetto delle norme fin dall'età scolare, è difficile poi che da adulti si possa avere quella sensibilità che si è formata negli anni giovanili. Promotori storici del progetto Guida Sicura, l'autoscuola del Bruno e il circolo Pertini. Determinante la partecipazione al piano di Elio Nicolai, dell'ACI, del team del campione Fabio Fasola, del CERT e soprattutto delle forze dell'ordine e dei vigili urbani che hanno preparato un. Software messo a punto dall'ispettore di polizia Antonio Zucaro, rivolto agli studenti, in cui si illustra ogni aspetto della guida dei veicoli, ovviamente senza uso di alcol e droghe e dicendo no a velocità non consentite. L'educazione stradale comincia in famiglia, però poi deve seguire. Proseguire nelle scuole e portare questi ragazzi all'attenzione di quelle che sono le problematiche perché poi andare in bicicletta, andare in motorino, andare in macchina, andare forte è facile, poi debbono comprendere quale deve essere il comportamento, l'educazione che è indispensabile sulla strada e quale deve essere il comportamento quando un veicolo va troppo forte, come si può sistemare o quali sono i tempi di reazione perché possono intervenire nella maniera giusta e stare attenti alle distanze di sicurezza, alle precedenze, alle stop. Insomma è quella che poi sono alle basi indispensabili per poter avere un'ottima circolazione e cercare di ridurre in maniera drastica questi incidenti. Ho cercato di trasportare tutta questa esperienza nel mondo della strada, che ormai nel mondo della strada la considero un po' una giungla, ma soprattutto considero il fatto che ad oggi c'è una mancanza dell'uso delle due ruote che viene dalle biciclette, per cui i ragazzini o chi si avvicina al mondo della moto non ha questo passaggio e non avere questo passaggio si arriva dal conseguimento del patentino a 14 anni senza avere un'esperienza, senza sapere esattamente cosa il terreno ti riserva, cosa succede nel terreno, ti porto l'esempio delle strisce pedonali che possono essere viscide, del pavé che può essere sdrucciolevole, che può essere viscide, per cui il fatto di riuscire a guidare con una giusta tecnica, saper usare il comando del gas, saper usare i freni, avere un'impostazione sicuramente ti porta a una sicurezza di guida, ti porta a un salvare la tua incolumità, ma soprattutto l'incolumità altrui, che poi è fondamentale. I lavori scolastici premiati. Sono quelli presentati dalla classe della docente Orlandi dell'ITCG Cerboni, dalle scuole medie di Portoferraio, la ex terza B dell'insegnante Balestri e di Marina Di Campo, le ex terze A e B del professor Carraro Moda, ai quali sono andati 2.000 euro equamente divisi, messi a disposizione dall'autoscuola del Bruno, mentre l'Aci ha donato a ciascun istituto un videolettore. L'autoscuola è da oltre vent'anni che si interessa a questo progetto rivolto ai ragazzi. Abbiamo cercato di evidenziare un no all'alcol, alla droga, all'alta velocità e a una guida che non rispetta in senso lato le regole. E devo dire che i ragazzi e coloro che hanno partecipato a questo progetto hanno ben capito il senso ed hanno risposto positivamente a questo appello che noi abbiamo lanciato. Qui...

Elba Serramenti sottolinea l'eleganza del tuo modo di essere. Thank you very much. Ben ritrovati, cari telespettatori, eccoci alla scaletta ordinaria del nostro telegiornale. Parliamo di sanità in apertura, come avete sentito. Dai titoli, la Regione Toscana è costantemente al lavoro negli ultimi mesi dell'anno appena trascorso e nel primo mese del 2017 sul fronte delle vaccinazioni meningite e non solo. Si sta lavorando moltissimo. Ricorderete il vaccino dei all'isola d'Elba lo scorso. 14 gennaio con ben 344 vaccinazioni all'ospedale di Porto ce ne saranno altri due appuntamenti, uno il 28 gennaio e uno l'11 febbraio, ma al di là di questi episodi si sta lavorando per rendere obbligatoria la vaccinazione già nelle scuole ed è questo il provvedimento che la Regione sta cercando di mettere in atto, in particolare nel servizio. L'assessorato toscano al diritto alla salute ha stilato la proposta di legge che obbligherà la vaccinazione per l'inserimento dei bambini agli asili nido e le scuole materne. Verrà proposta alla prossima riunione della giunta toscana e poi passerà al vaglio del Consiglio regionale. Lo ha annunciato l'assessora alla salute Stefania Saccardi. Se la legge passerà la Toscana sarà la seconda regione italiana dopo l'Emilia-Romagna a introdurre la norma. La proposta sta facendo discutere, ma l'assessora Saccardi ha sottolineato il problema che le vaccinazioni stanno scendendo sotto la soglia raccomandata e questo, secondo l'assessorato, fa correre il rischio di incidere sull'immunità di greggia essenziale per garantire la salute delle persone. Non vogliamo certo aspettare che scoppi un focolaio o un'epidemia per intervenire. Credo che sia un principio di buon governo intervenire per evitare che le epidemie si manifestino, non per intervenire correndo ai ripari quando le epidemie eh, scoppiano. Il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli, attraverso una nota, ha spiegato che intende aprire una vera e propria campagna di ascolto sui territori perché quella dei vaccini è una sfida culturale e sociale prima ancora che politica. Cambiamo argomento e passiamo alla cronaca. Una indagine della Guardia di Finanza ha fatto venire fuori, ha aperto il coperchio letteralmente su anni e anni di reati perpetrati, pensate, da un funzionario, una funzionaria a dire il vero, del Tribunale di Livorno. Eh, reati che vanno dal peculato alla truffa, reati che potrebbero aver riguardato chiunque, sui quali appunto la Finanza sta indagando. Il servizio. Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni emesso dal GIP del locale tribunale, dottoressa Beatrice Dani, nei confronti di una donna, funzionario giudiziario del medesimo tribunale di origine fiorentina ma residente a Lucca. Le indagini avevano consentito di accertare che la donna, sfruttando il suo ruolo di pubblico ufficiale, si era appropriata in più occasioni, sin dal 2005, di denaro contante, titoli di credito e libretti di deposito bancario intestati a terzi per una cifra complessiva di oltre 230 mila euro. A seguito delle perquisizioni risalenti allo scorso anno, erano emerse responsabilità per sottrazione di atti giudiziari, avendo i finanzieri rinvenuto presso l'abitazione dell'indagata e nell'autovettura in uso alla stessa. Copiosa documentazione anche in originale costituita prevalentemente da fascicoli giudiziari e altri atti pubblici, sottratta dalla medesima dagli uffici giudiziari ove la stessa aveva prestato servizio nel tempo. Ulteriori responsabilità erano state ipotizzate per ricettazione in quanto la donna è stata trovata in possesso di un documento di identità di un soggetto terzo, non coinvolto nelle indagini, denunciato quale smarrito ad altra forza di polizia nonché di truffa aggravata, per aver richiesto e ottenuto. Con artifici e raggiri, da una donna del 1937 la cifra di 30.000 euro costituente parte dell'eredità ottenuta da quest'ultima a seguito della morte della figlia. È stata così sottoposta a sequestro, con il supporto della Compagnia della Guardia di Finanza di Lucca, un'unità immobiliare di 158 metri quadri dal valore complessivo di 300.000 euro, ubicata in una frazione della stessa città. Cambiamo argomento e parliamo di, di portistica, una notizia non certo positiva, quella che arriva dalla Commissione Tributaria Regionale e che ha stabilito con una propria sentenza che anche i porti e gli ormeggi pagano la cosiddetta tassa sulla spazzatura. Anche gli ormeggi e i porti turistici dovranno pagare la tassa sui rifiuti. A stabilirlo è stata la Commissione Tributaria Regionale della Sezione Distaccata di Livorno che ha accolto nella sentenza 2184 del 14 dicembre dello scorso anno l'orientamento della Corte di Cassazione che equipara superfici solide e liquide come presupposto delle imposte. Anche gli specchi acquei in questo modo sono soggetti al pagamento delle imposte comunali in quanto superfici scoperte sulle. Soggetti a tassazione. Dunque, banchine, pontini galleggianti e ormeggi possono essere soggetti alla TARSU, la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi, ma la stessa regola dice il quotidiano finanziario Italia Oggi vale per TARES e TARI, gli altri tipi di identificazione dei tributi. Questo perché in sostanza si considerano aree scoperte tutte le estensioni spaziali utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto solido o liquido di cui la superficie è composta e del mezzo terrestre o navale di cui si avvale per effettuare l'occupazione. In effetti, sia per la Tarsu che per la Tari, il presupposto è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Quindi, in parole povere, l'imbarcazione che usa lo specchio. Acque o date in concessione produce rifiuti che toccherà poi al Comune smaltire. Non esiste, secondo la commissione tributaria, neanche un criterio di stagionalità. L'uso, seppur limitato nel tempo, giustifica per i giudici tributari l'esazione della tassa. L'amministrazione comunale, quindi, potrà adottare diversi parametri di tassazione per le imbarcazioni a seconda di periodi di permanenza in porto. Parliamo ancora di scuola e della nostra storia. Nel prossimo servizio sono i giorni, quelli della fine di gennaio, in cui si ricorda eh, l'olocausto e un'iniziativa della Regione Toscana, quella del treno della memoria, ha aiutato molti studenti delle nostre scuole a capire meglio che cosa è successo ormai tanti anni fa. L'iniziativa del treno della memoria si ripete anche quest'anno e a partecipare ci saranno anche degli studenti erbani. Il servizio. Da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio, otto studenti del Foresi Brignetti e un docente parteciperanno al Treno della Memoria organizzato dalla Regione Toscana. Un viaggio che prende il via da Firenze e si conclude in Polonia. Un'esperienza che vede per la sesta volta la partecipazione dell'Istituto Scolastico Foresi. Gli studenti sono stati scelti fra tutti coloro che hanno preso parte al corso di formazione pomeridiano. Tante le aspettative dei partecipanti. In primo luogo il desiderio di toccare con mano quanto studiata a scuola. Con la consapevolezza che si tratta di un'esperienza emotivamente forte caratterizzata dall'incontro con i testimoni dell'orrore. E parliamo ancora di scuola perché ci sono buone notizie per l'ITC Cerboni che è risultato secondo classificati in una speciale graduatoria regionale. Sentiamo i particolari. L'ITG Cicerboni come istituto capofila si è classificato secondo in una graduatoria regionale di 25 poli tecnico-professionali. I primi 10 poli in graduatoria hanno ricevuto ciascuno una somma pari a 10.000 euro da considerarsi quale premio per l'efficacia e la qualità degli interventi posti in essere nel corso dell'anno scolastico 2015-2016. Con la delibera giunta regionale 729-2016, la Regione Toscana ha promosso infatti sul suo territorio, in linea con la normativa nazionale, l'aggregazione di soggetti del mondo dell'istruzione, della produzione e della formazione, oltre che di stakeholder locali. In economia, con il termine stakeholder si indica genericamente un soggetto o un gruppo di soggetti influente nei confronti di una iniziativa economica, che sia un'azienda o un progetto attraverso la costituzione di 25 poli tecnico-professionali. L'importanza strategica attribuita ai poli quali snodo essenziale per qualificare l'offerta formativa tecnica e professionale, legandola maggiormente ai fabbisogni delle imprese e la volontà di proseguire questo percorso richiede un momento di valutazione delle attività intraprese dai poli. Sono stati chiamati a partecipare i 25 poli tecnico-professionali riconosciuti dalla Regione attraverso gli istituti scolastici capofila. Apriamo la seconda parte del nostro telegiornale per anticipare la pagina sportiva e per darvi una bella notizia. Alessia Bulleri, la ciclista elbana che corre con i colori della Roma Italia vaiano Fondriest, ha vinto per il terzo anno consecutivo il Mastercross, il circuito di ciclocross più importante d'Italia. Prima e mensa gioia del nuovo anno per il team a Roma Italia, Vaiano Fondriest a regalarla ci ha pensato l'elbana Alessia Bulleri che si è imposta nella graduatoria finale del trofeo SLSMP SMP Mastercross 2016-2017, senza dubbio la più importante manifestazione ciclocrossistica nazionale in prove multiple. Nella quinta ed ultima prova, il 32° Gran Premio Città di Vittorio Veneto internazionale, la Bulleri si è limitata a controllare le avversarie più pericolose in classifica generale, cogliendo un quinto posto nella classifica Open, anche a causa di una sfortunata foratura rimediata nelle fasi calde di gara. In classifica generale la Bulleria podio nelle prove internazionali di Brugherio e di Faedio d'Erzo ha distanziato di ben venticinque e cinque lunghezze l'altotesina Anna Oberparleiter e di 34 la Bergamasca Silvia Persico. Per l'atleta vestita con la casacca del team Pratese si tratta del terzo successo consecutivo in questa prestigiosa manifestazione. Grande entusiasmo traspare dalle parole del presidente del team Rom Italia Vaiano Fondriest Stefano Giugni. Alessia ha coronato nel miglior modo possibile un'ottima stagione ciclocrossistica, il 2017. Si è aperto davvero alla grande. Prima la convocazione in maglia azzurra alla Coppa del Mondo di ciclocross di Fiuggi ed ora questo fantastico successo che ripaga dei tanti sacchi e dell'intenso lavoro svolto quest'inverno. La competizione di Vittorio Veneto era anche valida come prova finale del Trofeo Triveneto di Ciclocross 2016-2017 che ha visto la Bulleri cogliere una più che positiva quinta piazza finale pur non avendo partecipato a diverse prove. Ancora sport per il consueto panorama del lunedì sul calcio locale, sul campionato locale di terza categoria. Un 4 a 2 che non ammette replica con questo risultato, impreziosito da una tripletta di Ferrini. L'Accademia Audace ha vinto tra le mura amiche del carburo lo scontro diretto con il Carli Salviano e si è portata a più 9 sulle dirette inseguitrici in classifica. Tanto che l'esito finale del girone livornese del campionato toscano Dilettanti di terza categoria sembra ormai scontato quando siamo soltanto all'inizio del girone di ritorno. Per quanto riguarda le altre Elbane, Martorella Sampiero sugli scuri, grazie alla vittoria esterna per 2-1 colta sul campo del Nuovo Casotto, due sconfitte invece con lo stesso punteggio di 2-1 per il Porto Azzurro sul terreno della Real Castiglionese e per il Rio Marina che era impegnata a Suvereto. La classifica, oltre alla posizione di testa dell'Academy, merita una sottolineatura per il sesto posto del San Piero, mentre Porto Azzurro e Rio Marina seguono nell'ordine leggermente attardate. Il prossimo turno vedrà il ritorno di un derby su un campo elbano, saranno infatti le Venelle ad ospitare Rio Marina, Accademia Audace, in una partita rischiosa solo per i Portoferraiesi. In casa anche le altre due Elbane: San Piero ospiterà infatti il Suvereto, mentre Porto Azzurro attende al Daniele Cecchini il Sasso Pisano. E con questo servizio del nostro telegiornale chiudiamo dandovi le belle immagini dell'inizio dei lavori di protezione delle dune di Lacona. Un sito di importanza ambientale elevatissimo, un sito acquistato dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, che sta investendo sulla biodiversità. Vediamo le immagini. I colori delle fioriture sulle dune di Lacona nel comune di Capoliveri saranno ancora più appariscenti. Sono iniziati infatti in questi giorni i lavori per riqualificarne alcuni tratti e per proteggerle dalle forti mareggiate. Cordoni di protezione ne seguono il margine facilitando il naturale ripristino delle parti più esposte al motondoso. Giglie e campanelle delle spiagge non sono più soffocati dal fico degli Ottentotti, una pianta aliena appena rimossa e non crescendo all'ombra dei fichi d'India, di anch'essi di origine estranea alla flora locale. Le iniziative rientrano nel progetto europeo Resto con Life, grazie al quale il parco sta ripristinando alcuni delicati ecosistemi, fra i quali quello d'un'ale Elbano, appunto, che per le sue peculiarità naturalistiche è sito di interesse comunitario. Era l'ultima notizia, questa edizione del nostro telegiornale finisce qui, grazie per la cortesia e attenzione. Buon proseguimento di serata a tutti voi.